V'appelli fatti tuoi. Fantastica, fantastica. Annabelle, concordo. Grazie mille. Cosa vuoi dire con questo posso? Fare che cosa? Dire che cosa? Beh, io penso che in posso ci rivediamo un po' tutti. Parla alla fine di questa storia d'amore finita male, questa relazione che ormai non è più sana, quindi io ho capito che è inutile portare avanti questa relazione, quindi posso farcela anche senza di te, quindi anche senza un'altra persona, non devo per forza dipendere da questa persona. Allora posso io freghi le mani. No, sta arrivando la mia parte pettegolina, ma c'è il lui in questo momento, allora. Basta. C'è un lui. Allora, uomini e donne, no, sto scherzando. Allora sì, ma dai. Lo sto frequentando. Sì. Quindi sì. Quindi ci sarà uno spunto per una nuova canzone, perché si sa che l'amore è il principale spunto. Avrà capito che non posso stare senza di te. Esatto. A questo punto sarà... La cambiamo. Esatto. Guarda, sinceramente non mi sono mai cimentata nella scrittura, però non si sa mai. Ok, quindi... Secondo me, dalla voce e da come l'hai detto, hai già una mezza idea e ci stai già lavorando. Non so perché ho avuto questa sensazione. Io penso che anche quello sia un dono. Quindi penso che non debba essere una cosa. Devo scrivere. No, secondo me hai delle cose scritte lì. Hai delle cose scritte lì che prima o poi ti piacerebbe mettere in musica, magari, chissà. Per il momento no, però magari, come dici tu, se. Invece. Perché no? Invece, come strumenti musicali, oltre al canto, cioè tu suoni qualche strumento, Annabelle, oppure no, canti guarda, solo? Purtroppo no, guarda, da piccolina, ma piccolina avrò fatto meno di un anno di pianoforte, non mi ricordo nulla. Ah, okay. Guarda, me ne sono pentita, perché vabbè che posso sempre riprendere, sì, per carità, però no, me ne sono pentita. Allora, Annabelle, parliamo a questo punto, già accennato qualcosa, ai tuoi progetti futuri, che cosa vuoi fare da grande? Beh, sicuramente far conoscere la mia musica, promuovere la mia musica dal vivo appena si potrà, e non fermarmi con posso, quindi facendo altri lavori. In italiano diciamo, hai attitudini anche verso altre lingue a cantarlo, no? A cantare? No, quello non è un problema. Ripeto, di solito preferisco cantare in italiano, però ho fatto anche altri lavori in inglese. Invece altre mie curiosità, no, non sono pettegole in questo caso, quali generi invece canti in macchina, sotto la doccia, in camera da letto, no. Mentre ti fai la barba, no, i capelli, scusa. Ma quale che ti piace? Io veramente, se guardate la mia playlist, c'è questa qua, è fuori, io ascolto di tutto, passo da, non so, magari da Annalisa, da Nina Martini, da Nina Zilli, il mondo, quindi anche gruppi vecchi, Yabba, io amo Yabba, sono una fan sfegatata, sì, io li amo. Quindi ascolto veramente di tutto, non c'è un genere principale. Latino, disco, ti piace andare in discoteca, diciamo, no, stai tirando pian piano l'argomento per dire che sabato c'è Dance alle Revival. 21 c'è Dance Revival, quindi stai invitando Annabelle Minella a partecipare e ad ascoltare su CRT a partire dalle 21, dai, dilla. Dai, Dance Revival 21, vabbè, ma lui voleva fare tutto il discorso, sì. Gli ho rovinato tutta la tattica, ma dai, Cosimo, dai, questi sono gli approcci, non si fanno queste cose. È un
libro aperto, è un libro aperto. Infatti, sono un libro aperto. Annabelle, allora noi ti ringraziamo, però prima di chiudere con te... E come facciamo a trovare Annabelle? Esatto, dici tutti i tuoi contatti dove ti possono ascoltare, ma sì, sinceramente anche vederti, perché abbiamo visto i video, comunque sei una bella ragazza e il video anche merita, quindi anche vederti. Dove? Allora, innanzitutto ringrazio io voi per avermi ospitato e poi comunico che potete trovarmi quindi su tutti i social, e il mio nome è veramente semplice, più facile di così, Annabelle Minello ovunque, quindi sia su YouTube, su Facebook, su Instagram, e poi ascoltare posso su tutte le piattaforme digitali, quindi ovviamente non è la più usata, Spotify, ma anche le altre. Ok, ovviamente come diciamo adesso hai un canale in più, cioè Spreaker.com. Potrai riascoltare anche il podcast, se vuoi scaricarlo addirittura, guarda, i più masochisti lo stanno facendo, scaricano la traccia e quindi ti puoi connettere a CRT su speaker.com, lì riascoltarla, scaricare la traccia, condividerla con i tuoi amici, perché no, e quindi hai un canale in più, insomma, dove potrai far ascoltare anche la tua voce e questa intervista. Domani ovviamente la pubblicheremo da tutte le parti, questa ovviamente bella traccia, diciamo, su Facebook la potete trovare appunto in podcast. Vuoi ringraziare qualcuno, Annabelle? Vuoi salutare qualcuno? Sì, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato all'uscita ovviamente del singolo. Noi possiamo ringraziare te, Annabelle, per essere passata e per aver aggiunto una tesserina in più al nostro mosaico musicale, ovviamente. Quindi ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie davvero e complimenti. Lo dicevo fuori onda prima, ho detto sembra quasi non vera, lo dico ogni volta ma è così. Però ho la sensazione che attraverso gli studi di Top Music Web passino voci straordinarie e la tua si aggiunge ovviamente a tutte quante le altre, e mi meraviglio come queste voci non siano già vive, chiare, diffuse, insomma non sia dato il risalto che meritano, perché davvero anche la tua è una voce di interpretazione straordinaria. Complimenti. Infatti. Grazie di cuore, davvero. Annabelle, noi ti ringraziamo davvero, spero di vederci un giorno, se passi ecco dalle parti di Pestum, vieni a trovare qui a Tavola. Faccio un salto. A proposito, ecco, infatti. Noi stiamo facendo dei gemellaggi, no? Nord, sud, e quindi attraverso la cucina. Noi offriamo il vino, l'aglianico, quello di Taurasi, DOC, di OCG. Sì. A Pestum, vabbè, lasciamo perdere, ma sei a Pavia, che cosa ci porti a Pavia? Un po' di risotti? La polenta. Ci mancava la polenta. Infatti, la polenta. Ma guarda che a me piace un sacco la polenta, No, ma anche a me. Poi come la fanno qua in montagna. Lo sanno fare. Io non la so fare come la fanno qua in montagna. Sono un golosissimo anch'io di polenta. E io penso che il connubio polenta-vino rosso aglianico sai cosa? La invitiamo insieme a Greta, la quale porta la salamella lì, quella di Bergamo, alta. Annabelle porta la polenta, mettiamo tutto insieme e poi innaffiamo con il aglianico di Tomas. Mamma, vicino a un focolare, ma anche all'aperto. Guarda, sta piacendo questo connubio musica-cibo, quindi conoscendo un po' tutte gli artisti, musica, diciamo, cucina e sesso vanno insieme, quindi non possiamo sottrarci a questo trittico. Infatti, Greta, noi veramente ti ringraziamo. Allora, scusa, 10 minuti nell'angolo per venire a scrivere sul tuo quaderno Annabelle Minella. Noi ti ringraziamo davvero di cuore. Grazie di per aver così giocato con noi, Annabelle. Grazie, veramente sei stata bellissima persona. Ti auguriamo anche a te tutto il bene di questo mondo e alla prossima. Va bene? Alla prossima, anche grazie Annabelle. Saluti. Un bacio, ciao Annabelle. Ciao. Allora, noi ringraziamo Annabelle, ringraziamo Greta e Greta prima con tutti il gruppo De UR che anche hanno dato vita a questa ennesima bellissima puntata di Top Music 21 Web. 21:54 precisissimi. Sì, siamo precisi, così non ci bacchettano. Esatto. Vabbè, che poi dopo di noi Musica, non c'è nessuno. Quindi possiamo stare tranquilli. No, c'è tutta la programmazione di CRT Radio, c'è anche Nottetempo, però noi vi ringraziamo, diamo appuntamento a giovedì prossimo. Mi raccomando, giovedì prossimo c'è un gruppo strepitoso pugliese, uno dei più famosi. Allora vengo.
No, non, no, perché mi ha messo nell'angolo questa sera. Ma dai, devi non compilare il quadernino con la scritta sì. Annabel Minetti. Minella, mi raccomando, seguitici perché veramente ne vedrete delle belle, ne sentirete delle belle, perché ci saranno i tamburellisti di Padulli. Quindi mi raccomando, seguitici. Joy Brividi. No, è uno dei più famosi gruppi musicali pugliese, soprattutto per quanto riguarda la pizzica, quindi è un piacere, un onore diciamo ospitarli qui in radio, quindi giovedì prossimo ore 21. Allora, giovedì prossimo Puccia. Yes. Puccia sicuramente. E Aglianico. Esatto. Inzuppiamo la Puccia nell'Aglianico. Esatto. E sabato ci sarà sempre Dance. Il Fre Ricca qui alle 21, Dance Revival, mi raccomando questa Seratona, settimana sì, sera. Un po' di funky, un po' di groove, un po' di Jackie House, quindi per gli amanti ci rilassiamo un po' almeno il sabato sera. Diceva Greta da Bergamo, non poche roba miscata e quindi mi raccomando non perdete Dance Revival sabato con Fricca, DJ Top. Yes, a giovedì prossimo nella vita siate sempre a piedi, fate il passare top e in cool. Cool, buonanotte, ciao. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? In Italia, pistole e macchine. In Italia, Machiavelli e Foscolo. In Italia i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare. In Italia meglio non farsi operare. In Italia e non andare all'ospedale. In Italia la bella vita. In Italia le grandi serate e gala. In Italia fai affari con la mala. In Italia il vicino che ti spara. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? In Italia i veri mafiosi sono. In Italia i più pericolosi sono. In Italia le ragazze nella strada. In Italia mangi pasta fatta in casa. In Italia poi ti entrano i ladri in casa. In Italia non trovi un lavoro fisso. In Italia ma baci il crocifisso. In Italia i monumenti. In Italia le chiese con i dipinti. In Italia gente con dei sentimenti. In Italia la campagna e i rapimenti. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? In Italia le ragazze corteggiate. In Italia le donne fotografate. In Italia le modelle ricattate.